Le squadre tedesche passano in blocco al turno successivo, facile il compito per il Bayern che già aveva battuto i danesi dell'Aarhus nell'incontro d'andata giocato in Danimarca e che qui in maglia rossa vince per 3-1 l'incontro di ritorno. Il primo gol è di Hoeneß con questo bello stacco di testa di Dieter Hoeneß, il centravanti del Bayern. In una delle rarissime azioni di contrattacco dell'Aarhus viene il gol del pareggio e battuto Jungans al 39esimo del primo tempo. In pratica un minuto dopo il gol che abbiamo visto realizzare c'è il pareggio 1-1. Poi l'Aarhus avrà ancora qualche modesta opportunità, vedete lo stadio è vuoto praticamente, in effetti la partita era prevedibilmente a senso unico dopo il risultato d'andata, non è stato smentito dai fatti la previsione, qui c'è ancora all'attacco, ma è proprio uno degli ultimi tentativi quello dell'Aarhus e nella ripresa vengono i due gol al 37esimo e al 44esimo che consentono al Bayern di uscire vincitore dal confronto, vincendo sia il confronto d'andata che quello di ritorno. Il gol del 2-1 è realizzato da Breitner con questo diagonale su un errore della difesa avversaria. Al 44esimo viene il terzo gol realizzato da Hoeneß, ecco con questo stacco di testa, e poi la palla viene ripresa dallo stesso Hoeneß su calcio d'angolo battuto da Breitner.